Incendio di vaste proporzioni nella zona tra Cianiche e Macinarsi in comune di Borgotaro. I vigili del fuoco volontari del capoluogo valtarese riescono appena in tempo ad arginarlo prima che i danni divengano irreparabili. Polemiche nel Consiglio della Comunità Montana in occasione dell'approvazione del bilancio 2012. Contestate le ingenti risorse destinate alla gestione post-mortem della discarica dei Piani di Tiedoli. Con 21 candidati nel settore scuola, 35 in quello enti locali e 7 nel distretto sanitario Valtaro-Valceno, la CGIL si prepara a partecipare alle elezioni RSU pubblico impiego in programma per la prossima settimana. Ultima spiaggia per Bedonia in prima categoria e Borgotaro in seconda categoria, nonché seri impegni per le altre squadre di calcio locali che scenderanno in campo domani pomeriggio. La Roby Profumi di Serie 2 femminile in campo domani pomeriggio contro il Bolzano. Dopo le due sconfitte di Vigarano e Bologna, le bianco-blu borgotaresi cercano il riscatto tra le mura amiche. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Per la seconda volta in pochi anni il bosco tra Cianica e Macinarsi in comune di Borgotaro è andato a fuoco. Nuovamente ingenti danni alla vegetazione. Il fatto, che comincia a destare sospetti, è oggetto di indagine da parte del Corpo Forestale dello Stato. Siamo appena arrivati sul luogo dell'incendio, del grande incendio che ha colpito la zona tra Cianica e Macinarsi, la parte bassa di Macinarsi. È una zona dove si è già verificato nel passato degli altri incidenti, degli altri incendi, e purtroppo è soggetta sempre spesso a questo tipo di fenomeni. I vigili del fuoco hanno appena finito il loro lavoro, l'elicottero ha appena finito di alzarsi per l'ultima volta, ci sono solo delle poche fiamme e del fumo. Questa emergenza che si è sviluppata in questa zona per l'ennesima volta ha mosso almeno 25 persone, i mezzi in campo sono una decina, è intervenuto anche a supporto della protezione civile e l'assistenza pubblica, proprio perché la pericolosità era estrema. Se avesse passato il crinale l'incendio avrebbe potuto interessare un'ampia area boscaiva completamente secca e con questo vento particolarmente forte. Bravi vigili del fuoco, brava la protezione civile che è intervenuta al momento giusto. Guido è andata bene perché poteva risolversi molto peggio questa situazione. La strada è stata saltata dalle fiamme e siete riusciti a fermarla in sommità. Se partiva era un casino. Sì, per fortuna siamo riusciti a fermarlo nella parte superiore e è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, perché se superava anche il sentiero era finita, perché entrava proprio nel bosco, pieno bosco. Poi qua c'è un vento caldissimo, bello teso, che è proprio è la cosa peggiore. Si è alzato il vento, c'è molto secco, il fuoco camminava anche abbastanza velocemente. Senti, qua io sono da un po' di anni che vi seguo e qua è già la seconda o la terza volta che purtroppo brucia questo bosco. Esatto, è già la seconda o terza volta che veniamo. E la causa? La causa adesso non si sa, c'è la forestale che sta indagando dalla parte bassa da dove è partito e bisognerà chiedere qualcosa di più a loro. Bilancio tra mille difficoltà, quello approvato in Comunità Montana. Tolte le ingenti risorse fagocitate dalla gestione post-mortem della discarica dei Piani di Tiedoli, i soldi bastano a malapena per l'attività ordinaria degli uffici. Approvato tra le polemiche il bilancio di previsione della Comunità Montana per l'esercizio finanziario 2012. Un bilancio contestatissimo dalle opposizioni e che vede, come negli anni scorsi, la maggior parte delle risorse destinate alla gestione post-mortem della discarica dei Piani di Tiedoli. Un bilancio di previsione non facile, come tutti quelli degli enti locali in questa fase, caratterizzato per una riduzione delle risorse, dei trasferimenti dallo Stato,
Fortunatamente ancora per il 2012 la Regione Emilia-Romagna riconosce alle comunità montane un trasferimento che va ad integrare quelle che sono le risorse proprie dell'ente, quindi questo è un riconoscimento importante su cui però non abbiamo certezza di poter contare negli anni futuri, quindi sicuramente si aprono anche altre riflessioni rispetto a quelli che saranno i bilanci dei prossimi anni. Un bilancio che per buona parte della sua parte corrente è caratterizzato per quello che sono le spese legate all'ambiente, quindi alla forestazione, ma anche in buona parte legate alla gestione della fase post mortem delle discariche. In particolare su Tiedoli, in questo bilancio di previsione viene indicato un mutuo di 280.000 euro per la messa in sicurezza della parete rocciosa che sovrasta, che si trova alle spalle dell'area di discarica e che anche nella parte corrente naturalmente prevede risorse importanti. In questi anni e anche in questi mesi sono stati eseguiti numerosi interventi per il miglioramento della gestione della discarica stessa, per il contenimento della produzione di percolato, per il contenimento della produzione di biogas, per appunto, dicevo, la messa in sicurezza dell'area ulteriore, e quindi diciamo che sicuramente il tema della gestione post mortem assorbe in buona parte quello che è il bilancio dell'ente. La delibera è stata approvata a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Claudio Darè, minoranza di Valmozzola, Danilo Bevilacqua, minoranza di Terenzo, e Paolo Balbo, minoranza di Varano Melegari, nonché il voto contrario di Linda Marazzi, minoranza di Bore, Bruno Maloberti, minoranza di Albareto, Costantino Monteverdi, minoranza di Bedonia. Questo bilancio è stato fatto anche per poter accedere ad un mutuo da 280.000 euro per mettere in sicurezza una parete appunto della discarica. Parete che, quando i tecnici della comunità montana si erano rifiutati di mandare degli uomini a lavorare per il pericolo che c'era, erano stati messi sotto collegio di disciplina. Poi conferenze dei servizi, la provincia, l'USL, fatte addirittura dalla comunità montana con gli avvocati, cose mai viste. Le conferenze dei servizi si fanno con i tecnici normalmente, non con gli avvocati, però poi alla fine questa parete va messa in sicurezza. Allora mancano i soldi, si deve fare un mutuo e finalmente, approvando il bilancio, si può accendere il mutuo. Io ritengo che questo non sia un buon sistema di amministrazione. Occorre andare a trovare gli errori, se ci sono stati, e farli pagare a chi eventualmente li ha commessi. Così come nella gestione del preselettore, dove si sono garantite le tonnellate al gestore, queste tonnellate non ci sono, ma nessuno aveva chiesto di garantire le tonnellate, tanto più quando ormai sotto il profilo culturale si deve tendere a rifiuti zero, ovvero alla preselezione fatta dai cittadini, ovvero a minor rifiuti da smaltire. Quindi è un discorso ormai questo della discarica che purtroppo rimarrà un dato negativo sotto tutti i profili, anche amministrativi, in particolare amministrativi, di questa comunità. Inoltre, come succede ormai ad ogni consiglio dall'inizio di questo mandato, vi sono state pesanti polemiche durante l'approvazione del verbale della seduta precedente, sul quale il consigliere Linda Marazzi ha avuto parole taglienti. Ascrive quello che fa comodo all'opportunità politico-dirigenziale del mondo. Terminiamo questa sera la presentazione dei sindacati che parteciperanno lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 marzo alle elezioni per le rappresentanze sindacali nel pubblico impiego. Dopo UIL, sindacato di base e CISL, oggi è la volta della CGIL. La CGIL è uno dei sindacati storici della Valtaro Valceno e, a seconda dei luoghi e delle tornate elettorali, si alterna con la CISL come forza di maggioranza relativa. Alle elezioni RSU Pubblico Impiego, in programma per la settimana prossima, la CGIL si presenta in 14 comuni su 15, escluso Tornolo, con complessivi 28 candidati, in Comunità Montana con 3 candidati e all'ASP Rossi Sidoli con 4 candidati.
Inoltre, per quanto riguarda l'azienda USL, su 36 candidati complessivi a livello provinciale, 7 sono in servizio presso il distretto sanitario Valtaro Valceno. È un risultato, io credo, che ci soddisfa molto. Nei nostri programmi abbiamo messo alcuni temi molto importanti che sono diritto al contratto, democrazia, perché queste elezioni abbiamo volute noi, lotta al precariato, perché crediamo che si superi attraverso questa cosa la lotta al precariato per i giovani. Questi sono un po' i nostri impegni con cui affrontiamo queste elezioni. Speriamo che la gente abbia capito soprattutto il grande lavoro che è stato fatto in questi 4 anni passati. E come dicevo, visto che le elezioni a tutti i costi le abbiamo volute noi, io spero anche che il nostro risultato sia un risultato positivo. Massiccia anche la presenza alle elezioni RSU nelle scuole, con complessivi 14 candidati nei 4 istituti comprensivi della Scuola dell'Obbligo di Borgotaro, Fornovo, Bedonia e Valceno, nonché 7 candidati nei 2 istituti di istruzione superiore, 4 al Carlo Emilio Gadda di Fornovo e 3 allo Zappafermi di Borgotaro. Anzitutto approfitto per ringraziare questi candidati per il loro coraggio e l'impegno e la solidarietà che mettono nel candidarsi nelle liste del CGL. Infatti diciamo che in un mondo che va un po' alla rovescio, in cui tutti cercano di diventare un po' individuali e a curare il proprio orticello, candidarsi in lista del CGL vuol dire mettere il proprio tempo e passione a disposizione dei colleghi per risolvere cause di tipo collettivo. Coraggio anche perché la CGL nella provincia di Parma quest'anno, per la prima volta quando esistono RSU, non ha firmato alcuni contratti di istituto, proprio quei contratti in cui si è applicata una norma Brunetta che tende a trasformare i diritti in arbitrio. Per questo motivo io faccio un appello, primo a tutti i lavoratori di andare a votare, tutti. Hanno cercato di scipparci le votazioni dell'RSU, abbiamo combattuto con le unghie e con i denti, le abbiamo portate a casa. E in secondo luogo chiedo di votare la CGL, cioè quel sindacato che con incoerenza non ha firmato accordi sindacali a danno dei lavoratori e da sempre è dalla loro parte. Montagna 2000 avvisa gli utenti del pubblico acquedotto di Borgo Valditaro che per lavori di manutenzione straordinaria l'erogazione di acqua potabile verrà interrotta dalle ore 22.30 di domenica 4 marzo alle ore 12 di lunedì 5 marzo nelle zone di Mulino dell'Aglio, Segate e Cimitero. Il sindaco di Bedonia, Carlo Berni, con un'ordinanza ha disposto il divieto di sosta e di circolazione per tutti i veicoli in Viale Europa, zona del capoluogo, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 dei giorni 5, 6 e 7 marzo per l'esecuzione di lavori di potatura degli alberi. L'Istituto Comprensivo di Borgo Valditaro comunica che presso la sede centrale di Piazzale Pedrini Beccarelli 1 e presso le 2 scuole materne di Via Montegrappa e Via Ungheria è esposta la graduatoria provvisoria per l'ammissione alla frequenza della scuola di infanzia statale nell'anno scolastico 2012-2013. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 7 giorni a partire da mercoledì 29 febbraio. L'8 marzo, festa della donna presso Sala Imbriani al piano terra, dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà un ritrovo organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso.